Bentornate e bentornati a Visioni Rai, una serie di incontri a cura di Grio in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. Siamo giunte all'ultimo incontro di questo ciclo di conversazioni con artisti, produttrici e produttori culturali italo-etiopi. Insieme a loro abbiamo esplorato la loro vita, il loro lavoro, la loro visione, Rai in Amarico, sulle molteplici sfumature dell'essere italiani ed etiopi, tra presenze e assenze entro confini geografici, culturali e sociali. La nostra ultima ospite è Saba Anglana, autrice, attrice, cantante, conduttrice radiofonica, poetessa. Ciao Saba, benvenuta, come stai? Ciao Joan, molto bene, grazie. Ciao a tutti. Saba, sei un'artista multidisciplinare a tutto tondo, ti sei laureata in lettere con indirizzo storia dell'arte, ma i campi che interessano maggiormente le tue produzioni artistiche e il tuo lavoro sono quello teatrale, cinematografico e radiofonico. La storia dell'arte? Ups, la storia dell'arte? La storia dell'arte rimane sotto traccia, rimane, cioè, dai tempi dell'università rimane questo sguardo che io ho sulle cose, è un po' l'attitudine estetica, estetizzante, l'ossessione un po' per l'armonia, è un po' uno sguardo critico anche, quindi la storia dell'arte non è stata abbandonata dal punto di vista affettivo, un po' di più dal punto di vista professionale, certo. Con grande imbarazzo quando qualcuno dei miei amici sa che sono laureata in storia dell'arte, passiamo davanti a una chiesetta, non so, di Firenze, mi dice: "E questa che cos'è?" Io faccio: "Oh, non lo so." Ogni volta sono micro umiliazioni perché comunque il tempo che mi separa dalla laurea è molto lungo e alcune cose, alcune nozioni si dimenticano, però ripeto, sembra schizofrenico come innesto rispetto al mio curriculum, però quella formazione mi ha dato la capacità di guardare tutto in una chiave critica e armonizzante. Mi serve ancora. Mi sono laureata, tra l'altro, in storia dell'arte contemporanea con una tesi sulla grafica del primo Novecento. Continuo a disegnare, continuo ad amare moltissimo l'arte anche applicata. È difficile armonizzare tutto quanto, però tutto convive, forse per la mia attitudine di ibrido. Quale sono? È un meraviglioso ibrido e poi comunque la storia dell'arte può prendere diverse direzioni, tra queste quella teatrale. Infatti recentemente ho visto un tuo lavoro, Le mie donne, che mi è piaciuto moltissimo, l'ho visto su YouTube e forse questo è uno delle poche, dei pochi fattori positivi di questo periodo che stiamo vivendo, la possibilità di fruire di materiali, di contenuti di alta qualità. E in questa performance teatrale mi è piaciuto molto, mi piacerebbe anzi soffermarmi soprattutto sulla parte dell'appartenenza. Descrivi la tua indefinitezza e la tua essere sempre sentita straniera sia da una parte che dall'altra, condizione che però non è sempre stata negativa. Infatti, dici, me lo sono segnata, in questa indefinitezza ho sempre surfato, questa mancanza di appartenenza mi ha sempre fatto comodo. Ecco, mi piacerebbe esplorare con te questi due passaggi. Sì, mi ha fatto comoda, comodo, ma non che io fossi comoda, nel senso che, ti spiego, è come sedersi sull'orlo di una sedia leggermente inclinata. Tu sei seduto, in realtà il tuo corpo è abbandonato, però sei sempre sul punto di muoverti, in una condizione predinamica. Quindi mi ha fatto comodo perché non mi sono mai seduta completamente su un'identità data. In questo dinamismo si trovano delle grandi, di grandi e piccoli tesori durante questo passaggio e credo che sia una condizione che non dovrebbe riguardare soltanto me, che ho due poli di questa oscillazione identitaria, cioè l'Africa e l'Europa, e quindi due poli abbastanza lontani, ma anche chi è nato da due genitori di due paesi limitrofi. Io vi parlo adesso dalla Sicilia, per esempio, è così, da un paese all'altro, 5 km dividono dei mondi e quindi nascono degli ibridi anche due famiglie che abitano a pochi chilometri di distanza. Quindi non importa quanto lontano, quanto sia ampia questa oscillazione. È importante trovare degli strumenti attraverso cui costruire una terza via, cioè la propria via, la propria identità. Per questo mi ha fatto comodo, perché ho imparato tantissime cose su di me e ho imparato a costruire tantissime cose su di me. È una condizione importante per ogni artista, per ogni creativo, ma io credo proprio per ogni essere umano.
Assolutamente. Senti, Saba, parlando, riagganciandomi al discorso dell'identità che hai fatto, il fatto di aver scoperto le tue identità sempre nello stesso lavoro, le mie donne, parli dell'identità femminile, nello specifico dici di esserti scoperta donna in età matura. Cosa significava e cosa significa tutt'oggi per te essere donna? L'ho scoperto più tardi perché prima mi offrivo sempre semplicemente come essere umano, un po' da questi studi umanistici di cui ti ho detto prima, ti poni al centro dell'universo con questa grande umanità e tu dici io sono essere umano, ancora prima del genere. Poi ti rendi conto, vivendo, che la declinazione della tua arte è sempre più femminile, lo sguardo è femminile. Se io non sentivo una forma di appartenenza, perché da ibrido è difficile. Si è sempre, come dicevamo prima, stranieri in ogni dove, a casa, ovunque, allo stesso tempo. A un certo punto ho capito che la famiglia di appartenenza poteva essere quella femminile, delle donne, perché tutti i miei racconti erano declinati al femminile, c'era questo sguardo molto profondo storicamente, cioè che andava dietro alle mie antenate. È come se io avessi un'eredità antropologico, culturale, ma anche quasi di memoria cellulare, delle culture, del sentimento, del modo di guardare, della Weltanschauung, no? Proprio della visione del mondo, che è proprio di una donna. E questo alla fine mi è piaciuto, mi ha sorpreso tantissimo, mi è piaciuto. E quando l'ho riconosciuto e ho regalato a questo sguardo i miei lavori, li ho dedicati. Ho scoperto delle cose molto, molto interessanti che hanno anche avvicinato gli uomini, lo sguardo maschile, a comprendere, insomma, la complessità. Perché di questo parliamo, non di complicazione. Le donne sono complicate, no, le donne sono meravigliosamente complesse e complessità, e lo dice un ibrido, è sinonimo di ricchezza. Sì, infatti, beh, ci sarebbe insomma, da approfondire molto e purtroppo non abbiamo il tempo, ma spero di trovare insomma, spero che avremo l'occasione di parlarne anche vis-à-vis perché mi interessa moltissimo il lavoro che fai. Passando dalla tua produzione teatrale a quella musicale, che anche questa è molto ricca, infatti hai prodotto 4 album che sono stati distribuiti internazionalmente in più di 60 paesi, recentemente hai fatto anche una collaborazione con dei musicisti sudamericani e in tutti questi 4 album canti nelle lingue che compongono il tuo albero genealogico. Come ti senti ad esprimerti in delle lingue che ti appartengono biograficamente, ma che non usi nel tuo linguaggio quotidiano e come hai vissuto e come vivi tuttora questa presenza e assenza di lingue? Ma sai, sono nata in un luogo in cui non abito più da moltissimo tempo. Ho dovuto lasciare la mia culla, la culla dei miei natali, contro voglia e con una forma anche di violenza un po' politica in quel caso, perché i miei genitori sono dei profughi, sono stati allontanati per questioni politiche e all'indomani di una rivoluzione. Quindi i crismi un po' per un ribaltamento dell'esistenza c'erano tutti. E anche per una forma di spartiacque, no? Tra il prima e il dopo. E in questo strappo un po' abita una forma di stress identitario, per cui è difficile, insomma, vivere lontano e non poter mai più tornare nel luogo in cui uno è nato. E ho dovuto costruire un ritorno. L'ho fatto in musica, non potendolo fare geograficamente, perché per esempio se sono tornata in Etiopia anche a vedere la tomba dei nonni materni, che sono entrambi etiopi, non ho potuto costruire questo ritorno geografico in Somalia, perché Mogadiscio è uno dei paesi ancora, una delle città più pericolose al mondo. Quindi ho dovuto costruire questo ritorno e l'ho fatto in musica. Ma il veicolo, la mia piccola astronave, era la lingua, una lingua imperfetta, no? E ricostruire la lingua e di trasformarla in veicolo musicale è stato anche questo stesso uno strumento di ricostruzione della memoria. Diventi più forte, è una grandissima sfida umana.
Grazie, grazie Saba per averci fatto navigare nel tuo mondo multicolore, multidisciplinare e speriamo anche con te di vederci dal vivo presto. Grazie, ciao. Speriamo davvero. Un saluto e un abbraccio a tutti quanti. Grazie. Noi ci salutiamo qui e grazie a tutti e a tutti per averci seguito.